Hai provato a mangiarmi, mi hai portato via una parte di me. Non ti ho fermato, ma avevo paura. Smettila, 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 smettila. Non l'ho detto a voce alta, è per questo che hai continuato. Il punto non è che noi andiamo in giro da sole, ma che dobbiamo essere libere di farlo e gli altri non hanno il diritto di toccarci o di fare quello che vogliono, insomma, con il nostro corpo. Testimonianze, storie, cartelloni, fiocchi e segni rossi disegnati sul viso. Al liceo artistico Piero della Francesca di Arezzo sono le studentesse e gli studenti ad alzare la voce per dire basta alla violenza di genere. Perché siamo stanchi e stanche soprattutto. Abbiamo bisogno di un cambiamento e penso che le nuove generazioni siano l'unica speranza per avere un futuro migliore. All'indomani del 25 novembre si continua a far rumore in memoria di Giulia Cecchettin e in difesa dei diritti delle donne, anche con un incontro con due giuristi e una psicologa per formare ed informare i ragazzi. Nel saper riconoscere certi comportamenti come campanello d'allarme per situazioni peggiori, saper distinguere comportamenti che diventano reato e quindi dare una formazione e un'informazione ai ragazzi perché possano avere dei punti d'appoggio, una conoscenza che gli permetta di essere informati, aiutare i propri coetanei e rivolgersi alle istituzioni che esistono che possano dare un aiuto a non arrivare a situazioni tragiche e drammatiche. Noi siamo qui davvero per questo, per anche una piccola briciolina, per mettere un po' di consapevolezza, perché non pensiamo mai che possa toccare a noi in prima persona, ai nostri figli, ai nostri diciamo, parenti o ad amici. La vediamo sempre una cosa che succede in televisione, una cosa lontana. Invece i dati ci dicono che è una cosa molto, insomma, purtroppo molto, molto frequente. Un fenomeno tristemente noto anche ai più giovani, quello della violenza di genere. Abbiamo fatto un modulo Google in cui le ragazze della nostra scuola potevano scrivere le loro esperienze e siamo rimaste stupite per la quantità di risposte che abbiamo ricevuto. Tutt'oggi mi porto i segni dietro. Ho dato fin troppo amore e fiducia a persone che non se lo meritavano. Tra le ipotesi messe in campo dal governo per contrastare la violenza di genere, anche quella di un'ora a settimana di educazione alle relazioni nelle scuole. Credo che la scuola non debba inserire un'ora, ma tutto il lavoro che si fa a scuola dalle 8 la mattina alle 4 del pomeriggio e per tutto l'anno sia un lavoro di far sentire i ragazzi sicuri, farli sentire bene, farli sentire accolti e se si fa così i problemi non esistono. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima.